lasciamo da parte Facebook e parliamo di un'iniziativa importante, cioè, alla quale ne aderiamo. Perché abbiamo questa spilletta? L'associazione si chiama Oxfam, esatto. È una confederazione, sì, di associazioni. Una congregazione di tante organizzazioni non governative che operano in tutto il mondo, esiste dal 1942 e ha lanciato una nuova iniziativa che si chiama Oxgem. E allora parliamo direttamente con loro, vediamo. Entro il 2030 la domanda di acqua crescerà del 30% e avremo tutti molta più sete. Oggi una persona su 8 va a letto a stomaco vuoto. Con la campagna Coltiva vogliamo mettere tutti a tavola. Iscriviti a Oxgem, perché tutti nel mondo abbiano cibo a sufficienza, sempre. Oxgem, la tua musica, un megafono per chi non ha voce. Benvenuto ai nostri ospiti, benvenuto Saturnino, benvenuto Paolo Pezzali e Alessio Pizzicannella. Pizzicannella. Benvenuti ragazzi, siete Ciao, venuti grazie. A parlarci di questa iniziativa che ha deciso di portare avanti Oxfam, in particolar modo Oxgem, come dicevamo prima. Io inizierei subito con Paolo, che in qualche modo rappresenta Oxfam. Raccontiamo anche ai nostri occupiers che cosa fa nello specifico questa organizzazione no profit. Oxfam Italia fa parte della Confederazione Oxfam, sentivo che prima lo accennavate, ed è un grande network che ha l'ambizione di sconfiggere la povertà. E noi facciamo tre cose essenzialmente: aiuto umanitario, laddove esistono delle catastrofi naturali o delle situazioni di conflitto, cooperazione allo sviluppo e sensibilizzazione e campaigning. Quindi diciamo, cerchiamo di con questo approccio integrato di dare una scossa a chi abita ad esempio nel nostro paese a livello di sensibilizzazione, affinché la povertà cessi, perché non è una costante. E la musica può essere la chiave con la quale cercare di sbloccare, di rompere questo circolo vizioso? Beh, come no, l'idea non è originale però efficace, e l'Inghilterra ce lo insegna, no? Sin dall'inizio, forse sono stati anche loro un po' che hanno fatto questa unione per prima. Attraverso la musica passano tanti messaggi di impegno civile, ed è quello che abbiamo cercato di portare un po' in Italia, dunque una proposta di impegno civile oltre che alla musica. Quindi cosa avete fatto con questa iniziativa Oxgem? State cercando di coinvolgere delle band emergenti, giusto? Sì, non solo, anche DJ, chiunque abbia un progetto musicale, e diciamo: ragazzi, suonate, perché potete voi essere il megafono di chi non ha voce. Dunque cerchiamo di attivare i musicisti, le persone, e cerchiamo appunto di fargli prendere cura di una causa. Abbiamo dei testimonial d'eccezione, quali ad esempio Saturnino, bassista, per chi non lo conoscesse, pochi ovviamente, e Alessio Pizzicannella, che invece è un fotografo che ha fotografato tra i più grandi della musica contemporanea. Saturnino, tu che parte hai in questa iniziativa? Beh, a me Oxfam è stata fatta conoscere non tantissimo tempo fa, in occasione di un evento che c'è stato a Milano, e gli ospiti e testimoni di questo evento che hanno performato dal vivo erano Annie Lennox e Elisa, quindi Elisa come rappresentante italiana, e la serata è particolarmente riuscita. C'è stata una grande partecipazione anche dal punto di vista proprio economico, c'è stata una raccolta fondi notevole, e poi mi hanno parlato loro di Oxgem, di questo progetto che nasce prima in Inghilterra e poi si cerca di replicare negli altri paesi in cui Oxfam opera. E io ho reagito immediatamente positivamente, dicendo sì, certo. E faccio tutto quello che volete. E quindi insomma stai curando anche tu il contest, sarai una specie di giurato per questo contest? Ma sarò giurato e soprattutto devo fare da catalizzatore, nel senso chiedere a tutti quelli che ci ascoltano da casa, che hanno un progetto musicale, un progetto artistico legato alla musica, di partecipare e di farsi sentire.
Alessio, il tuo contributo non è da meno, sei un fotografo pazzesco che ha avuto modo di incontrare, fotografare quello che sono gli artisti contemporanei, internazionali e italiani. In che modo cercherai di aiutare? Stiamo vedendo alcune foto. Qui sul, c'era Snoop Dogg. Sono in negrita. In che modo vuoi portare il tuo apporto a questa iniziativa? Ma io sono uno dei premi, tra virgolette, nel senso che di tutti gli artisti che parteciperanno a questo, non so se si può definire concorso, questa gara così contest, uno dei cinque selezionati finali, uno degli artisti o delle band o quello che sarà, avrà un servizio fotografico, dovrà subire un servizio fotografico con me. Saranno contentissimi. Spero di sì, spero. Della fotografia che può assolutamente immortalarli, non poi è magari da poco. Compaiono tra queste foto, Richard Ashcroft. Cioè, beh, speriamo, sarebbe un buon segno. Insomma, significherebbe che a salire. In questo momento quante sono le band o i ragazzi che fanno musica che hanno deciso di aderire al progetto? Avete dei numeri? State ricevendo materiale? Ma siamo partiti stamattina, dunque con voi abbiamo fatto il lancio. Cerchiamo di lanciarla bene quest'oggi. E poi quali saranno le band selezionate? Appunto, le cinque band avranno un servizio fotografico e cos'altro c'è in palio? Ma allora, i premi, come ha detto adesso, sono cinque. E sono la possibilità di fare una gig in London, cioè li mandiamo in Inghilterra a suonare durante l'Ox Jam inglese. Poi ci sarà la produzione di 300 CD, poi un altro premio sarà speciale, perché questo per l'opera prima, perché se qualcuno farà un'opera prima con i temi della campagna coltiva potrà vincere un viaggio a Sarajevo e suonare a Sarajevo. Poi appunto oltre Alessio ci sarà la possibilità di fare un provino con Adele Di Palma, che è una notissima produttrice musicale. Quindi insomma, piatto ricco. Cioè, più un'opportunità anche per i ragazzi che decidono di aiutare e farsi portavoce di questa iniziativa. Invece altri personaggi che hanno e artisti italiani che hanno deciso di prendere parte a questa iniziativa, chi abbiamo? Ma guarda, per ora siamo partiti oggi, dunque per il momento c'è Saturnino. Noi siamo molto legati a Oxfam, è molto legata al mondo della musica proprio sin dalla sua nascita, anche ti posso dire che i Beatles stessi sono stati testimonial di Oxfam negli anni 60, e abbiamo anche tanti altri artisti qua in Italia che collaborano con noi. Però in questa iniziativa specifica c'è Saturnino. Okay. Poi vediamo. Facciamo una cosa, visto io che... Io dai, qualche amico in agenda ce l'ho, che posso entra comunque, sicuramente. Piano piano se la cosa prende via, è piccolino. Invitiamo allora i nostri ragazzi a cercarvi, quindi diamo dei riferimenti così possono trovare regolamento, iniziativa e tutto descritto alla perfezione. Dove possono web? Andare? Sì, allora, sul nostro sito è www.oxfamitalia.org/oxjam. Ecco, lo stiamo vedendo, okay. In grafica. Poi abbiamo una pagina su Facebook che è Oxjam Italia, e poi la nostra mail, appunto, oxjam@oxfamitalia.org. Cosa devono mandarvi? Un provino, qualcosa? Ma si devono, per iscriversi basta andare nel nostro sito e c'è una scheda di iscrizione. E poi dopo ci sono tutta una serie di materiali che possono scaricare anche per comunicare e promuovere il loro evento. Gli diamo tutta una serie di consigli, ci sarà un nostro collega che farà una linea diretta con loro per anche aiutarli a organizzare le loro serate, che devono essere nei posti anche più insoliti, non solo nei locali ma anche in giardino, in garage, per strada. Insomma, lasciamo libera la fantasia, l'importante è suonare e coinvolgere le persone in una causa. Ecco, quello di cui quello di cui tu ti occupi è il fundraising. In che modo questo concorso aiuta il fundraising? Sì, allora noi poniamo un obiettivo alle band o alle persone che partecipano, che 200 euro entro 3 mesi. Chiaramente chi raccoglie di più ha più possibilità di entrare nella rosa dei 15, che poi dopo saranno selezionati dalla giuria speciale. E quindi quindi ragazzi, datevi da fare. In bocca al lupo ai nostri ai partecipanti, agli occupiers che ci guardano. Bene, allora noi vi auguriamo l'in bocca al lupo. Se c'è qualcos'altro che volete farci sapere prossimamente, potete pure contattarci, magari facciamo una chiamata Skype, oppure tu Saturnino vuoi fare a parte che sto qua dietro, però sui vari social sono presentissimo, quindi se
qualcuno vuole segnalarmi il proprio materiale, visto che mi arrivano un sacco di cose, io poi lo girerò direttamente a loro. Perfetto, sì, perché lui è uno che sui social ci sta, anche la tecnologia in generale è super... Cioè il pollice opponibile touchscreen. Fatto apposta. Va bene, grazie ragazzi. Allora in bocca al lupo per questa iniziativa. Grazie a voi. Non mancheremo di parlarne.